E qui niente, no, niente, no. Ma una margherita, niente, mi dà un muffì, niente, no. Va bene, grazie. Che ti devo dire? Neanche questo? Neanche questo, cioè. Oh signore. Sta cosa degli arancini, un attimino la gente se l'è presa un po' a male. E manco una pizza e ci vuole. Ma stiamo esagerando un po'. Però. Che faccio? No, aspetta, però prima aspetta, ho un'idea. No, anche io ho un'idea. No, però io ho un'idea, ho visto in un film, secondo me questa volta ci riusciamo. Amore. In un film pazzesco. Amore, ci... L'ultimo. Allora, prendo questa. Mi devo coprire così. Ma perché ti devi coprire? Perché nel film faceva così, poi mi devo prendere questa molletta, me la devo mettere nel naso così, poi mi devo mettere gli occhiali, poi devo prendere una pentola e mi devo mettere così. E devo fare la voce tipo, hello, la voce di me. Perché devi fare questa perché voce? Perché così, aspetta. Tagliata. Hello. Ma Dotti, è lei? Che stai facendo? Non è andato bene. Ti hanno riconosciuto. Prima che tu mi interrompessi, che ho un'idea. Cioè? Le pizze surgelate. Ma lo volevi dire prima che ho fatto. Ma non mi fai parlare. Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo fantastico video. Le pizze surgelate. Noi volevamo una pizza. Abbiamo provato a chiamare, però non ci facevamo ordinare. Come state? 20 minuti per dirlo. Ben buon 2024 anche a te e famiglia. Auguri! Auguri. Video di oggi, ci allontaniamo un pochettino dalle nostre solite cose, soprattutto per un po' basta arancini. Grazie mille per tutto l'affetto. Però sappiate che solo l'odore in questo momento mi... A me piacciono comunque. Sì, però un po' troppo, tanti, un sacco. Abbiamo deciso quindi oggi di mangiare le pizze surgelate perché ognuno di noi... Facciamo un confronto per le pizze surgelate. Quelle che sono i nostri supermercati preferiti, i miei e i suoi. Tra l'altro ce l'abbiamo vicino casa, anche per questo sono preferiti. E quindi chi sono? Abbiamo il Deco, Lidl e The Spin. Andremo a mangiare la margherita, quindi le tre margherite di queste tre supermercati, delle loro aziende. Proprio fatta dal supermercato. Il supermercato. E poi andremo a mangiare una pizza un po' più sfiziosa, quindi sempre tre, per capire un pochettino come, vi diremo anche il prezzo, le assaggeremo, ma non badiamo a spese. Bando alle ciance, volevo dire questo. Volevi dire. Grazie mille per, in ogni caso, per quello che state per fare, quindi il like che ci avete messo, il segui nel canale, poi ci seguite anche su Instagram, quindi grazie per averci commentato, grazie per aver messo il segui su TikTok, grazie per averci messo su Facebook. Come qua abbiamo fame, stiamo qua a pettinare i pelati, fame. Andiamo subito a prendere le pazze, le pizze, ve le portiamo qua e incominciamo. Le pazze. Subito. Abbiamo le tre pizze in questione, sono la margherita del Deco, la margherita dell'Eurospin Tre Mulini e la margherita del Lidl Italiamo. Queste tre ci fanno cuore, ci facevano tanto cuore e quindi siamo qui ad assaggiare. Allora, io non so se voi andate all'Eurospin, ma c'è una pizza particolare dell'Eurospin che è sempre Tre Mulini, quella a trancio, che penso sia fatta con il plutonio, ma è buonissima. Però è il plutonio più buono del mondo. Se questo video dovesse andare bene, quindi se questo video dovesse raggiungere 300 like, vi portiamo altri tipi di contenuti uguali a questi, come per esempio le pizze surgelate a trancio o altra roba, ma dobbiamo raggiungere 300 like. Facciamo i sofficini. Volete un video di sofficini? 300 like. Partiamo subito con la pizza del Deco, che è questa qui. L'hai fatta vedere così, è brutta. Lo so ragazzi, però questa è, chissà c'è. Questa è la pizza del Deco, è venuta la margherita, 3,59 euro, ma erano due. Aspetta perché ho zoomato troppo. Erano due. Quella dell'Eurospin quanto è venuta? 2,39 euro, ed è questa qua, sì, un po' più diciamo spessa rispetto a questa qui. E poi c'è quella del Lidl qua, 2,39 euro. Ve la fa vedere Margherita, la donna con i capelli rosa. Questa qua è un po' complicata, ok. Questa è un po' complicata perché è caldina, però questa qua esteticamente è quella più bella, però. È vero, confermo. Ecco. Da cosa partiamo? Partiamo da questa. Ne taglierò una. Metà. Ne taglio. Metà. Sì!
Guarda di fame. È abbastanza croccante, è molto sottile. La pizza è sempre cottura 6-8 minuti. È un dischetto. È un dischetto. Lo puoi lasciare correre. È molto sottile, come potete sentire. L'odore però è molto farinoso. Però l'odore è buono. È poco formaggio, poco sugo. Vabbè, assaggiamo. Non è malvagia. No, è molto basica. Croccante, non si sente molto il formaggio, però avete presente tipo l'aspi di pizza, ve la ricordate? No. Ha quel sentore lì. Con un po' più di formaggio, buonaccia. Fa un bel crunch, non ha ovviamente bordo di nessun tipo. È molto croccante, vero? Però il sugo è molto dolce, mi piace questo. A me non dispiace. E se sei un ragazzo in trasferta e stai guardando la pizza. Allora, sono due le cose. Non ti accettano l'ordinazione della pizza. O quando sei uno studente fuori sede e mischini non hanno neanche gli occhi per piangere alcuni. Questa la ordinerei, ci metterei dei würstel e più formaggio. Ma questa la andrei a prendere al supermercato, mi potrebbe soddisfare. Ma non so le altre. Io proseguirei con quella dell'Eurospin, che è al tatto è più morbida, cioè anche sotto è proprio mollacchiella. Ha del formaggio sparso che si è grastagnato. In tutte le pizze surgelate il formaggio è messo tipo è più pomodorosa rispetto a quella di prima. Ed è anche molto più morbida. Ed è molto più morbida. È leggermente più alta per essere sempre una pizza di però grande. Ragazzi, fa odore di pizzetta del panificio. Ma mi sembra, sì, mi sembra un po' una bestemmia. È buona. È più panosa, più morbida, mentre quella era quasi pizza secca. Quella pizza surgelata. Questa qua non lo direi che è pizza surgelata. Questa vorrebbe fa qualcosa. C'è molta più salsa, formaggio quasi uguale, ma essendo morbida, veramente mi sa di pizza del panificio. Mentre che ci siamo, vi dico anche per porzioni i valori. Quella di prima del Deco, per porzione, cioè 300 grammi, aveva 17 grammi di grassi, 102 di carboidrati e 30 di proteine. Azza, molto proteica. Questa qua invece ha 34 di grassi, 120 di carboidrati e 37 di proteine. Io questa non è male. 37 di proteine è tanto, considerando che ci sono anche molti, molti carboidrati. Quella che mangeremo ha i valori migliori. È Italiamo, che è quella del Lidl. 29 di grassi, 113 di carboidrati e 43 di proteine, signori. E tra l'altro è anche proprio esteticamente, secondo me, è veramente la più bella. Cioè, esteticamente, ragazzi, è veramente la più bella. C'è anche l'origano di sopra, se origano. C'è scritto cotta a forno a legno, con bordo alto. Anche questa c'è scritto. Allora, questa è alta. Dai, vediamo. Questa sembra... Allora, questa ha un bordo. Allora, quella del Deco era tutto un pezzo unico duro. Tipo quella disco. Quella del Lidl era invece tutto un pezzo unico. Più piccola, ma col bordo gonfia, un po' più alto e più morbidosa. Questa invece è definito. Questo è un buon compromesso. Sempre. Qua in più c'è della parvenza di basilico che si sente. E questa cosa onestamente è origano. Origano? Non è basilico? No, no. Origano, perfetto. Sembra il formaggio a listarelle e vediamo com'è il sugo. Aspetta. Buona. Questa è veramente buona. Ragazzi, questa è l'unica, non mi insultate, che si avvicina alla pizzeria tipica da sport. La parte centrale è più morbida, la crosta è più croccante. C'è apparecchia salsa e anche il formaggio lo reputo giusto. E c'è anche questo pezzettino di origano sparso un po' in giro che ti dà quel brio. Brava Lidl, con lievito madre è fatta. Considerando i prezzi comunque, Lidl top. Sai che mi piace davvero? Anche a me. Consigliatissima. Lo dico così, potresti anche ingurgitare come una persona normale. Al 3, quella che ci è piaciuta di più. 1, 2, 3. Lidl. Ragazzi, Lidl veramente... Vabbè, ma ne ho preso un'altra fetta mentre lo dicevi. Ragazzi, Lidl veramente buona, consigliatissima. Una margherita del Lidl. Se potete andatela a comprare, mangiatela. Cioè, non so se vedete... Me lo fareste uno zoom sul pomodoro? Certo. Cioè, se vedete proprio, ci sono i pezzettini di pomodoro. Comunque, dai, esteticamente è bella, guardate. È proprio la fetta è proprio bella, va. Bravi, tagliamo. Ora è giunto il momento delle pizze. Ora andiamo a quelle... Un po' più sfizioso, un po' più particolare. Se la margherita ti colpisce, la pizza capricciosa ti rapisce. Ma non ne abbiamo prese capricciose. Appunto. Tre pizze molto particolari. Abbiamo preso provola e mi pare provola. Sì, provolone, pistacchio e mortadella. Provola. Poi abbiamo preso invece, e questa abbiamo preso al Lidl. All'Eurospin abbiamo preso tonno e cipolla. E invece al Deco abbiamo preso
preso quella con il salame piccante. 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 Allora, quella col salame piccante, vi devo dire la verità, è orribile. Vi devo dire la verità. Non so che di strano. Partiamo intanto con il prezzo di quella dell'Eo. No, di no. Questa dell'Lidl, che è con la mortadella, pizza con mortadella, provolone e pistacchi. Sì. Che è venuta 2,69 e 350 grammi. I valori nutrizionali non ci sono scritti, perché se ve li dicono vi ammazzano qua. I valori nutrizionali per porzione sono 48 di grassi, una bomba, 86 di carboidrati e 40 di proteine, quindi molto proteica ma molto grassa. Poi abbiamo tonno e cipolla, che è venuta 2,49 euro, e invece questa per porzione, ah questa è buona, è 370 grammi, 23 grammi di grassi, 107 di carboidrati e 36 di proteine. Questa è già più decente. E alla fine abbiamo salame piccante del Deco, ultima ma non ultima, ma sicuramente non bellissima esteticamente, giocherei più sull'estetica la prossima volta, signor Deco, te lo dobbiamo fare bene, 3,09 euro, una sola pizza, e ha come valore nutrizionale 320 grammi, 31 grammi di grassi, 96 di carboidrati e 35 di proteine. Anzi, alla fine, vabbè, una margherita col salame, vabbè. Sì, brutta parecchio. Proviamo subitissimo, che è una delle mie pizze preferite, che è pistacchio e mortadella. A Catania te la sbrinzigliano in faccia, ma non tutti la sanno fare bene, bisogna vedere se adesso la mortadella. Ma tu non stai sentendo che questo tonno ti sta prendendo a tumbulate? Buonissimo questo col tonno, io amo il tonno. La mortadella deve essere di un certo tipo, il pistacchio deve essere buono. Mortadella d'asina della Valtellina, che scese dalla montagna vergine per poi arrivare che ti fa in Valle. Miau. Facciamo vedere com'è. Allora, non è male. Questo male. È il davanti, un po' anemica. Questo è il di dietro e questo è il laterale. Comunque è una pizza sempre sottile. Si sente solo l'odore del provolone. Del provolone. Si vede una grossissima fetta di mortadella, enorme. Maunni. No, più è sottile. Sopra. Dei pistacchini buttati a sdrubare. Vabbè, io sto così assaggiando. Ho un po' paura, sarò sincero, paura. La mortadella. Allora, vi devo dire che non è per niente male. Il pistacchio non si sente, però si sente la mortadella e si sente il provolone. E soprattutto mi piace perché anche qua ha due consistenze come nella pizza della pizzeria, perché all'inizio è un po' più morbida, poi il bordo è croccantoso. Di nuovo così? Sì. Molto buono. Si sente la mortadella, si sente il formaggio. È morbida al centro, scrocchiarella ai bordi. Niente male. E torniamo. Io vorrei togliermi subito questa, che sento un odore acido, non indifferente. Pizza italiano, mortadella, pistacchio e provolone affumicato. Per quanto ci riguarda, super mega consigliata. Se vi piace, assaggiatela senza troppe pretese. Fateci sapere cosa ne pensate. Stiamo sempre parlando di pizza surgelata. More interesting. Yeah, very good. The next pizza is pizza. The Deco pizza, che è quella con salame, che non so perché l'ha presa Margherita. Perché se no c'ha la capricciosa, a me la capricciosa non piace, ragazzi. La assaggiamo, ne taglierò. Allora, la distribuzione del forno. Allora, noi non la facciamo vedere perché forse non l'abbiamo fatta vedere. Ho paura che sbascica l'olio. Tento, non sulla pizza. Ecco. La faccio vedere così. Allora, è una margherita con un po' di come si chiama? Di salame sopra. Di salame sopra. Salame di dubbia provenienza. Ah, Deco, comunque i prodotti non sono male. Sì, generalmente non sono male. Però c'è sempre una prima volta. Però questa ha un odore particolare. È il salame. Chiamata anche pizza pepperoni in America, perché pepperoni è un tipo di salame. E anche, sarei curioso, non l'ho mai mangiata, di mangiare la pizza con l'ananas. Allora, la pizza di per sé non è malvagia, è molto sottile, morbida all'interno, croccantina all'esterno, anche se il bordo non è prevenuto, però comunque si sentono due consistenze diverse. Non è prevenuto? Pervenuto. Ah. Non lo so cosa ho detto prima. Hanno due consistenze diverse, però questo salame è terrificante, cioè non ha niente di piccante, un perché po non acido, è piccante, ma un è po' amaro, acidulo. Un po' amaro, un po'. Ed è un peccato, perché sennò non sarebbe stata male. Allora, la pizza quella del Deco a me ricorda fortissimamente la
Speedy Pizza 2.0, più grande, più... Ah, il mio cuore, perché la Speedy Pizza a me piaceva quando ero piccolo. Sì, però questa salamosa no. Quella salamosa no, è un vero peccato. Ultima, ma non ultima per importanza, c'è quella che ha il mio cuore, che è quella al tonno e cipolla. Ora, tu mi dici perché io ho preso queste pizze, ma tra la capricciosa e la tonno e cipolla, io quale posso prendere? Tonno e cipolla. Considerando che questa cipolla è radioattiva, ma il tonno l'ho assaggiato e sembra buono. Anzi, non è balena. Forse, okay, forse delfino, ho sentito... Tu fai sempre questa cosa. Allora, la pizza non è male. Cioè, guardate, è anche bella. Fai cadere tutto. Vabbè, poi lo richiamo. Va bene, io lo sbafacchio di sopra. Non è male. Esteticamente non è malato. Non è malato. C'è una tipo la margherita che voi ci mettete la scatoletta di tonno e ci tagliate una cipolla. Questa è Eurospin. Allora, Eurospin non è male. Vediamo. C'è della cipolla tipo nera, che è questa, che però io questa la prendo qua perché non vorrei morire. Va bene, assaggiamola, allora. E poi rutteremo cipolla tutta la notte. Va bene. Vai, la cipolla. Allora, vorrei intanto partire dal fatto che questa che vedete in foto non è questa. Come nella maggior parte delle pubblicità. Allora, non è male. Ah, questo un po' forse. No, mi manca il pistacchio sopra, 30 kg di... Ecco, lo sapevo io. Stava volando. Un po' forse. Si sente il tonno e si sente anche tanto la cipolla. La cosa sgradevole che a me non piace di questa pizza è che non ho capito per quale motivo qualcosa ha creato tipo una pappetta. Credo che sia l'impasto. E quindi mentre tu la mangi a un certo punto senti la consistenza della pizza, la consistenza del tonno e poi una specie di pappetta. Allora, noi l'abbiamo messa 8 minuti come consigliata. Forse doveva stare qualcosina in più. Ma la pappetta penso che sia l'impasto. Lo senti? Sì, lo sentivo, ma credo che sia l'impasto. L'assaggio solamente per capire meglio, non per altro. Ma forse anche il formaggio. Personalmente non mi dispiace, ma sono un po' di parte perché c'è il tonno. Basta che ci sia tonno lui, figurati. Me la potete sbrinzare in faccia e io tonno sarei felice. Non è male, ma una piccola riserva, perché dopo che mastichi c'è questa consistenza un po' strana. Però non è malaccio, non è proprio, non è orribile. Quello col salame, purtroppo il salame era veramente fastidioso. Qua c'è salame e poi tonno e cipolla, cioè leggermente sopra. Sì, questo sì. Anche perché l'impasto non è male, anche la pizza di per sé non è malaccio. Bando alle ciance! Al 3 diciamo quella che ci è piaciuta di più. 1, 2, 3. Lidl. Ovviamente Lidl. Dovevi dirlo subito, l'hai detto dopo di me. 1, 2, 3. Lidl. Buonissima, cioè nel senso buona. Vince su. Non me l'aspettavo. No, vince su, impasto. Perché è quella che assomiglia più a una pizzeria da sport. C'è un bordo comunque. E il bordo è croccante. Si sentono i sapori di quello che c'è dentro. Cosa inspiegabile, perché nelle altre pizze non si sentivano tantissimo, a meno che non mangi la salsa. Quindi si sente il formaggio e inspiegabilmente si sente la mortadella. Non si sente il pistacchio, le cose giuste. Non si sente. Però vince sulle altre perché sì, credo sia quella che si avvicina un po' di più alla pizza da sport. A me è piaciuta personalmente. Ma quindi ragazzi, campione incontrastato è Lidl. Pizza surgelata top Lidl. E ti devo dire anche una cosa, non me l'aspettavo, perché ho una fissazione morbosa, ossessiva, compulsiva, malata, tutte ce le ho. Per la pizza a tranci tre mulini dell'Eurospin, per me è buonissima ragazzi quella pizza. Ripeto, io non so cosa ci sia dentro, ragazzi, non so come sia fatta. È un off topic, la assaggeremo. Se questo video dovesse andare bene lo facciamo, perché quella merita tutta la vita. Io non so se la conoscete, anzi se la conoscete scrivetelo nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate, perché io, cioè, la farei vincere proprio a mani basse su tutto. Non c'entra niente con la pizza da sport, non c'entra nulla. Beh, non c'entra assolutamente niente neanche con la pizza a trancio romana. È una pizza buona che ha un buon sapore con tre chili d'olio. Sì. Ricordo questo. Detto questo, siamo giunti al termine di quest'altro episodio puntata. Speriamo di avervi tenuto compagnia con le nostre pizze. Nel frattempo io mi taglio un pezzo di pizza col tonno. Sono quasi sicura che la finirà tutta quella col tonno. Speriamo di avervi intrattenuto. Seguiteci su TikTok, su Facebook, su Instagram, su Thread. Ah, c'è anche Thread. Soprattutto ragazzi, seguiteci su YouTube, sosteneteci, a voi non costa nulla, a noi ci sostenete per fare nuovi video, nuove cose. Iscrivetevi al canale, per favore. E attivate la campanella. Detto questo, io mi calo la pizza con il tonno. Vi saluto da me, da lei e dalla pizza col tonno. Ciao!